Sì, in pratica i ragazzi, finito lo spettacolo, si sono avviati verso l'uscita e stavamo al terzo piano del teatro. E a un certo punto pure io stavo uscendo con la mia classe e i ragazzi sono fermati, pure stessa, sono crollate le scale, si sono messi a un po' urlare. Poi l'abbiamo fatti subito rientrare nel teatro, lì c'era un ballatoio, quindi i ragazzi sono stati subito messi in sicurezza. E poi quando mi sono un po' sporta a vedere cosa era successo, in pratica tutta la scala, tutto il di sotto della scala è crollato e i ragazzi sono caduti sopra le travi a un'altezza all'incirca di 6 metri, all'incirca 5-6 metri, e i ragazzi coinvolti sono stati 11. Sono stati, i soccorsi sono stati tempestivi, quindi subito nel giro di 5 minuti sono arrivati i vigili del fuoco, li hanno subito messo in sicurezza, messo i nastri per isolare il luogo, per fare degli accertamenti. Poi la polizia, poi sono arrivati subito, è arrivata la polizia, tante ambulanze, perché comunque per 11 ragazzi sono stati portati in vari ospedali della città. E adesso noi siamo qui, la polizia ci ha scortato per far mangiare qualcosa ai ragazzi e poi tra un po' vediamo, dobbiamo accertarci come stanno gli alunni che stanno adesso in osservazione. Ecco, ha avuto qualche notizia sulle condizioni dei ragazzi? Guardi, proprio adesso ho saputo che due sembra che stanno per uscire dal pronto soccorso. Perché comunque sono stati tante contusioni, cioè chi è caduto di schiena, chi ha sbattuto le gambe, chi una spalla, una gamba. E quindi mo questi due ragazzi dovrebbero essere quelli che hanno sbattuto un po' la gamba, quindi sembra niente di che. Gli altri adesso ancora non siamo aggiornati, comunque molti genitori stanno venendo a Roma. Vuoi rassicurare sul fatto che le condizioni non sono gravi dei ragazzi? Sì, io penso che cioè, gravi no, perché comunque, però adesso io che ne so, cioè comunque ci stanno i dottori che stanno facendo gli accertamenti. Certo. Sì, no, comunque gravissimi nessuno, certo. Contate insomma di rientrare quando invece? Sì, adesso forse due pullman rientreranno e poi mo stiamo a aspettare che questi ragazzi vengano dimessi per prenderli e poi ci stiamo accertando tutti gli altri mamma per sapere come sta e poi ci regoliamo insomma.